بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il compassionevole, il misericordioso. Maliki Yawmiddin. Re del giorno del giudizio. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto. Ihdinas siratal mustaqim. Guidaci sulla retta via. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. La via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né degli sviati. Sura 78, l'annuncio. Meccana, numero 80, di 40 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 2. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Amma yatasaalun. Su cosa si interrogano a vicenda? Anin naba'il 'azim. Sul grande annuncio. Alladhi hum fihi mukhtalifun. A proposito del quale sono discordi. Kalla sayalamun. No, presto verranno e sapranno. Thumma kalla sayalamun. Ancora no, presto sapranno. Alam naj'alil arda mihada. Non facciamo della terra una culla. Wal jibala awtada. Delle montagne pioli. Wa khalaqnakum azwaja. Vi abbiamo creato in coppie. E facciamo del vostro sonno un riposo. Della notte un indumento. E del giorno un mezzo per le incombenze della vita. Costruimmo sopra di voi 7 solidi cieli. E vi ponemmo una lampada ardente. Fajjaja.
facciamo scendere dalle nuvole un'acqua abbondante. Per suscitare grano e vegetazione. E giardini lussureggianti. In vero, il giorno della decisione è stabilito. Il giorno in cui verrà soffiato nel corno, accorrete a frotte. Sarà spalancato il cielo e sarà tutto porte. E le montagne saranno messe in marcia, diventando un miraggio. Inna jahannama kanat mirsada. In vero, l'inferno è in agguato. Asilo per i ribelli. Vi dimoreranno per intere generazioni. Senza gustare né freschezza né bevanda. Eccetto acqua bollente o liquido infetto. Giusto compenso. Poiché non si aspettavano il rendiconto. Sfrontatamente tacciavano di menzogna i nostri segni. Mentre di ogni cosa abbiamo tenuto conto per iscritto. E allora gustate il tormento. A voi non accresceremo null'altro che il castigo. In verità avranno successo i timorati. Giardini e vigne. Fanciulle dai seni pieni e coetanee. Calici traboccanti. Non udranno colà né vanità né menzogna.
hisaba. Compenso del tuo Signore, dono adeguato. Rabbi da parte del Signore dei cieli e della terra e di ciò che vi è fra mezzo, del compassionevole, cui non oseranno rivolgere la parola. Il giorno in cui lo spirito e gli angeli si ergeranno in schiere, nessuno oserà parlare, eccetto colui cui il compassionevole l'avrà permesso e che dirà cose vere. Lo spirito, l'angelo Gabriele, pace su di lui. Quel giorno verrà ineluttabilmente. Si rifugi quindi presso il suo Signore chi vuole. In verità vi abbiamo avvertito di un castigo imminente, il giorno in cui l'uomo vedrà quello che le sue mani avranno preparato e dirà il miscredente: ahimè, fossi io polvere. Sura 79, le strappanti violente, Meccana numero 81 di 46 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per gli strappanti violenti. La maggior parte degli esegeti ritiene che i soggetti dell'invocazione espressa nei primi 5 versetti siano gli angeli incaricati di prendere le anime dei moribondi. In base a questa ipotesi, sarà possibile formulare la traduzione interpretativa con parole molto diverse da quelle del testo coranico. Lo faremo nelle note per proporre al lettore il significato comunemente accettato dall'esegesi islamica, per gli angeli che strappano le anime degli empi con violenza. Per i correnti veloci, per gli angeli che delicatamente ritirano le anime dei credenti. Per i nuotanti leggeri, per gli angeli che fluttuano liberamente nello spazio. Per i sopravanzanti con foga, per gli angeli che energicamente precedono le anime dei beati. Per sistemare ogni cosa, per gli angeli che fanno applicare i decreti di Allah. Il giorno in cui risuonerà il risuonante, il corno del giudizio, fa risuonare il primo dei tre squilli fatidici. Si potrebbe anche tradurre il giorno in cui la terra tremerà violentemente.
تتبعها الرادفة. Al quale seguirà il successivo. Seguirà il successivo, il secondo squillo del corno, quello a cui risponderanno i morti, alzandosi dalle loro tombe. Oppure, e sarà reiterata la scossa. Il quel giorno tremeranno i cuori. E saranno abbassati gli sguardi. Dicono, saremo ricondotti sulla terra? Quando già saremo ossa marcite? Dicono, sarebbe questo un disastroso ritorno. Ci sarà un solo grido. Ed eccoli risvegliati sulla superficie della terra. Non ti giunse, o Muhammad, la storia di Mosè? Quando lo chiamò il suo Signore, nella Valle Santa di Towa. Va da Faraone, in vero è divenuto un ribelle. E digli, sei disposto a purificarti? Sicché io ti guidi verso il tuo Signore e tu lo tema? Gli mostrò poi il segno più grande. Ma quello tacciò di menzogna e disobbedì. Poi volse le spalle e si distolse. Convocò i notabili e proclamò. Sono io il vostro Signore, l'Altissimo. Lo colpì Allah con il castigo nell'altra vita e in questa. In ciò vi è motivo di riflessione per chi è timorato di Allah. Sareste voi più difficili da creare o il cielo che egli ha edificato? Ne ha innalzato la volta e le ha dato perfetta armonia.
ha fatto oscura la sua notte e ha fatto brillare il chiarore del suo giorno. Dopo di ciò ha esteso la terra. Ne ha tratto l'acqua e i pascoli. E le montagne le ha ancorate. Sì che ne godeste voi e il vostro bestiame. Poi, quando verrà il grande cataclisma, il giorno in cui l'uomo ricorderà in cosa si è impegnato, e apparirà la fornace per chi potrà vederla, colui che si sarà ribellato e avrà preferito la vita terrena, avrà in vero la fornace per rifugio. E colui che avrà paventato di comparire davanti al suo Signore e avrà preservato l'animo suo dalle passioni, avrà in vero il giardino per rifugio. Ti interpellano a proposito dell'ora. Quando giungerà? Che scienza ne hai per informarli? Al tuo Signore il termine. Tu non sei che un ammonitore per coloro che la paventano. Il giorno in cui la vedranno sarà come se fossero rimasti sulla terra una sera o un mattino. Sura 80, Meccana numero 24, di 42 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Abasa wa tawalla. Si accigliò e voltò le spalle. Quando il cieco venne da lui. Yudrik.
Cosa ne puoi sapere? Forse voleva purificarsi. O riflettere affinché il monito gli fosse utile. Quanto a colui che invece pensa di bastare a se stesso, tu ne hai maggiore premura. Cosa ti importa se non si purifica? Quanto a colui che ti viene incontro pieno di zelo, essendo timorato di Allah, di lui non ti occupi affatto. In verità, questo è un monito. Se ne ricordi dunque chi vuole. È contenuto in fogli onorati. Sublimi, purissimi. Tra le mani di scribi. Nobili obbedienti. Perisca l'uomo, quell'ingrato. Da che cosa l'ha creato Allah? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Da una goccia di sperma lo ha creato e ha stabilito il suo destino. Thumma as-sabila yassara. Quindi gli ha reso facile la via. Thumma amatahu faqabara. Quindi l'ha fatto morire e giacere nella tomba. Infine lo resusciterà quando lo vorrà. No, non ha adempiuto a quello che Allah gli ha comandato. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Consideri l'uomo il suo cibo. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. Siamo noi che versiamo l'acqua in abbondanza. ثم شققنا الأرض شقا. Poi spacchiamo la terra in profondità. فأنبتنا فيها حبا. E vi facciamo germinare cereali. وعنبا وقضبا. Vitigni e foraggi. Olive e palmeti. Lussureggianti giardini.
وفاكهة وأبا frutti e pascoli متاعا لكم ولأنعامكم di cui godete voi e il vostro bestiame. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Ma quando verrà il fragore? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Il giorno in cui l'uomo fuggirà da suo fratello? وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ da sua madre e da suo padre dalla sua compagna e dai suoi figli poiché ognuno di loro in quel giorno avrà da pensare a se stesso ci saranno in quel giorno volti radiosi sorridenti e lieti e ci saranno in quel giorno anche volti terrei coperti di tenebre sono i miscredenti, i peccatori Sura 81esima L'oscuramento Meccana numero 7, di 29 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Quando sarà oscurato il sole? وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ e spente le stelle وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ e messe in marcia le montagne وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ e neglette le cammelle gravide di 10 mesi وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ e radunate le belve وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ e ribollenti i mari وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ e divise in gruppi le anime e i buoni saranno ricongiunti ai buoni e i malvagi ai malvagi, è questo il senso suggerito dal Tabari, che tuttavia ne cita un altro, accettato da molti traduttori, e riunite ai corpi le anime. Verrà chiesto alla neonata sepolta viva. Per quale colpa sia stata uccisa. Come già in altri brani, Allah, gloria a Lui l'Altissimo, ribadisce la condanna della pratica dell'uccisione delle neonate. E quando saranno dispiegati i fogli? E scorticato il cielo. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ e attizzata la fornace
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ e avvicinato il paradiso. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ogni anima conoscerà quel che avrà prodotto. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ giuro per i pianeti. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ che passano e che si occultano. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ per la notte che si estende. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ per l'aurora che esala il suo alito. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ questa è la parola di un messaggero nobilissimo. Questa è una parola, nel senso del Corano, che fu trasmesso da Gabriele, pace su di lui. Potente ed eccellente presso il Signore del trono. Colà obbedito e fedele. Il vostro compagno non è un folle. In verità l'ha visto sull'orizzonte luminoso. L'ha visto, Gabriele, pace su di lui, in occasione della prima rivelazione del Corano. Non è avaro dell'invisibile. Questa non è parola di demone lapidato. Dove andate dunque? Questo non è che un monito rivolto al creato. Per chi di voi voglia seguire la retta via. Ma voi lo vorrete solo se lo vorrà Allah, il Signore dei mondi. Sura 82esima, lo squarciarsi, Meccana numero 82, di 19 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Quando il cielo si squarcerà. E saranno dispersi gli astri. E
e confonderanno le loro acque e i mari. E saranno sconvolti i sepolcri. Ogni anima conoscerà quel che avrà fatto e quel che avrà trascurato. O uomo, cosa mai ti ha ingannato circa il tuo nobile Signore? Che ti ha creato, plasmato e t'ha dato armonia. E che ti ha formato nel mondo che ha voluto. No, voi tacciate di menzogna il giudizio. Nonostante veglino su di voi dei custodi. Nobili scribi. Ben consci di quello che fate. In verità, i giusti saranno nella delizia. E in verità, i peccatori nella fornace. In cui precipiteranno nel giorno del giudizio. Senza potervi sfuggire. Chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio? E ancora, chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio? Il giorno in cui nessun'anima potrà giovare ad un'altra anima in alcunché. In quel giorno tutto il potere apparterrà ad Allah. Sura 83esima. I frodatori. Meccana numero 86. Di 36 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. ويل للمطففين. Guai ai frodatori. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
che quando comprano esigono colma la misura. Ma quando sono loro a misurare o a pesare, truffano. Non pensano che saranno resuscitati in un giorno terribile, il giorno in cui le genti saranno ritte davanti al Signore dei mondi. No, in verità il registro dei peccatori è nella segreta. La segreta, con questo termine che abbiamo reso assijin, poiché molti tra i più autorevoli commentatori hanno scritto che esso implica il concetto di sotterraneo e di carcere. Secondo altri, si tratta del nome proprio della lista che, nell'inferno, registrerà il nome dei dannati, ipotesi avvalorata dal versetto 9. وَمَا أَدْرَاكَ مَا E chi mai ti farà comprendere cos'è la segreta? È uno scritto vergato. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Che tacciano di menzogna il giorno del giudizio. Non lo taccia di menzogna altri che il peccatore inveterato. Che quando gli sono recitati i nostri versetti dice favole degli antichi. Niente affatto, è piuttosto quello che fanno che copre i loro cuori. Niente affatto. In verità quel giorno un velo li escluderà dal vedere il loro Signore. E poi cadranno nella fornace.
sarà detto loro: ecco quello che tacciavate di menzogna. Niente affatto, il registro dei caritatevoli sarà nelle altezze. Le altezze, uno dei luoghi del paradiso. E chi mai ti farà comprendere cosa sono le altezze? È uno scritto vergato. I ravvicinati ne renderanno testimonianza. I giusti saranno nella delizia. Appoggiati su alti divani guarderanno. Sui loro volti vedrai il riflesso della delizia. Verranno un nettare puro, suggellato. Con suggello di muschio, che vi aspirino coloro che ne sono degni. Un nettare mescolato con tasnim. Tasnim, il nome di una fonte del paradiso, significa letteralmente sorgente di acqua abbondante. Fonte di cui berranno i ravvicinati. In vero, i malvagi schernivano i credenti. Quando passavano nei loro pressi, si davano occhiate. Ritornando dalla loro gente, si burlavano di loro. E quando li vedevano dicevano: davvero sono fuorviati. Certo, non hanno avuto l'incarico di vegliare su di loro. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ
آمنوا من الكفار يضحكون. Oggi invece sono i credenti a ridere dei miscredenti. على الأرائك ينظرون. Appoggiati su alti divani guarderanno. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. I miscredenti non sono forse compensati per quello che hanno fatto? Sura 84esima, la fenditura. Meccana numero 83, di 25 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Idha as-samaa'u shaqqat. Quando si fenderà il cielo. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. E obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Quando la terra sarà spianata. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Rigetterà quello che ha in seno e si svuoterà dei morti che sono dentro di essa. E obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà. O uomo che aneli al tuo Signore, tu lo incontrerai. Quanto a colui che riceverà il suo libro nella mano destra, gli verrà chiesto conto con indulgenza. E lietamente ritornerà ai suoi. Quanto a colui che riceverà il suo libro da dietro le spalle, invocherà l'annientamento e brucerà nella fiamma. Si rallegrava in mezzo ai suoi. E pensava che mai sarebbe ritornato ad Allah. Invece sì, in verità il suo Signore lo osservava. Fala uqsi
الشفق Lo giuro per il crepuscolo. والليل وما وسق Per la notte e per quello che essa avvolge. والقمر إذا اتسق Per la luna quando si fa piena. لتركبن طبقا عن طبق In vero, passerete attraverso fasi successive. Cos'hanno dunque che non credono? E non si prosternano quando si recita loro il Corano. I miscredenti, invece, tacciano di menzogna. Ma Allah ben conosce quel che celano. Annuncia loro un doloroso castigo. Eccetto che per coloro che credono e compiono il bene, essi avranno ricompensa inesauribile.